Un cordiale saluto a tutti ragazzi. Oggi inizieremo una nuova serie dove andremo ad analizzare tutti i sette titoli mondiali vinti dal grandissimo Michael Schumacher. Il primo titolo mondiale per il campione tedesco è stato, senza dubbio, il più incerto, il più contestato e il più controverso, dove la Benetton fu accusata di aver dato a Schumacher una vettura non al di sopra di ogni sospetto e nella quale il destino ci ha portato via sul circuito del Santerno ad Imola il tre volte campione del mondo Ayrton Senna da Silva e Roland Ratzenberger. Il campionato si aprì per quanto riguarda i primi due Gran Premi della stagione con due ritiri da parte della Williams e Renault di Senna, il binomio sulla carta ultrafavorito per vincere sia il campionato costruttori che quello piloti. E in entrambe le corse, con grande sorpresa, il pilota di Kerpen riuscì a trionfare con la sua Benetton B194. A questo punto, sia per il tre volte campione del mondo brasiliano che per il team inglese, diventò fondamentale non sbagliare il terzo Gran Premio della stagione in programma sul circuito di Imola, per poter tornare a sperare nella vittoria finale del Mondiale 1994. Ad Imola, però, dopo 8 anni dall'ultimo incidente mortale di Helio De Angelis, la Formula 1 tornò di nuovo a vivere questi drammatici momenti. Sabato 30 aprile 1994, durante lo svolgimento delle qualifiche, il pilota austriaco Roland Ratzenberger, al volante della Simtek, perse la vita mentre percorreva il suo giro lanciato. Tra la curva del Tamburello e la curva Gilles Villeneuve, la parte superiore sinistra dell'alettone anteriore della sua vettura si staccò, facendo perdere deportanza alla Simtek, poco prima dell'ingresso alla Villeneuve. L'auto, così danneggiata ad una velocità di oltre 300 km/h, non riuscì più a curvare e il fortissimo impatto con il muro causò la morte del pilota austriaco. In gara, durante la settima tornata del Gran Premio, anche il brasiliano tre volte campione del mondo Ayrton Senna da Silva perse la vita in seguito ad una violenta uscita di strada alla curva del Tamburello. E Michael Schumacher divenne automaticamente il suo erede, l'unico vero talento presente in Formula 1, orfana del suo grande leader. Il pilota tedesco non tradì le aspettative, continuando a vincere, ma a non convincere fu la sua Benetton B194 motorizzata Ford, sospettata di utilizzare sistemi elettronici proibiti dal regolamento. Anche se alla fine la FIA decise di non indagare fino in fondo e di non penalizzare la scuderia di proprietà della famiglia Benetton. Dal canto suo, però, anche Schumi fece di tutto per riaccendere le polemiche complice una guida fin troppo aggressiva e disinvolta. Una condotta di gara che lo costrinse addirittura a disertare due corse per aver ignorato la bandiera nera espostagli dal direttore di gara nel corso del Gran Premio d'Inghilterra sul circuito di Silverstone. Certamente non fu meno discusso anche l'epilogo finale che andò in scena nel Gran Premio d'Australia ad Adelaide e che decise il campionato. Il tedesco arrivò alla corsa con un punto di vantaggio rispetto a Damon Hill, il pilota inglese della Williams motorizzata Renault. Durante la gara, al 35esimo giro, Schumacher perse il controllo della sua Benetton, andando fuori pista alla curva East Terrace ed urtando il muretto con la gomma anteriore destra, danneggiando così la sua sospensione. Una volta rientrato in pista, alla curva successiva, chiuse la traiettoria al sopraggiungente Damon Hill, entrando così in contatto con l'inglese. La vettura del pilota tedesco si sollevò da terra per poi ritoccare il terreno nella via di fuga, scontrandosi anche con le gomme poste a protezione del muretto. Schumacher, conseguentemente a questo episodio, si ritirò, mentre Hill riuscì con fatica a raggiungere i box, ma fu costretto anche lui al ritiro per via di un grave danno al braccio del quadrilatero della sua sospensione anteriore sinistra. Michael Schumacher conquistò così il suo primo titolo iridato, riuscendo a mantenere il distacco di un punto in classifica sul rivale inglese. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video. Grazie per la vostra gentile attenzione. Ciao a tutti!